Buongiorno assessore Terzi. Se Maometto, se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna, questo è il detto. E io le porto sul piatto una questione che è molto sentita da quei territori del sud della Lombardia che sono vessati dal gravissimo problema dello spandimento fanghi in agricoltura. Si tratta di un nodo che solo lei può sciogliere in quest'aula e riguarda un'ambiguità interpretativa per la quale stanno chiedendo aiuto i comuni e in particolare riguarda le distanze per lo spandimento dei fanghi in agricoltura dai centri abitati. Allora, premesso che lo Stato ha dato alle regioni la possibilità di stabilire queste distanze da rispettare e che Regione Lombardia non ora, ma dal 2003 con una delibera di giunta e poi confermata nel 2014 stabilisce che la distanza deve essere di almeno 100 metri, cosa succede? Che a giugno con una nuova delibera, la 5269, nell'allegato sulle prescrizioni integrative si stralcia il termine almeno e si fa riferimento ad una fascia secca di 100 metri dai centri abitati. Ora la questione è questa. Siccome la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune di Gambolò e ha aperto la strada oggi a molti comuni di poter estendere questa fascia dai 100 metri fino ai 500 metri perché questo rientra nella piena potestà programmatoria dei comuni, lo dice il Consiglio di Stato, e siccome il Consiglio di Stato si basa proprio sull'utilizzo dell'inciso almeno in quella delibera di giunta del 2014 e dice che l'inciso almeno evidenzia che la prescrizione posta dal piano delle regole comunale è coerente con le disposizioni regionali. Il divieto di 500 metri risulterebbe rispettoso di quello di almeno 100 metri previsto dalla delibera regionale. Oggi con questa nuova delibera tutti quei comuni che stanno a loro volta spendendo dei soldi di proprio, perché ricordo che sono risorse dei comuni che sono già all'osso ma che per la salute dei cittadini stanno espandendo questa fascia e rischiano di vedersi a loro volta dei ricorsi da parte delle società dei fanghisti, chiedono di sciogliere questo nodo e di chiarire loro se la fascia di rispetto è di almeno 100 metri oppure se l'avete ridotta facendo quindi tre passi indietro a soli 100 metri, e il che naturalmente farebbe assumere la responsabilità anche dell'onere di cui si stanno facendo carico i comuni nel territorio collaborando con la regione per uno spandimento di fanghi non indiscriminato sui nostri suoli agricoli. Senza dubbio rimane la capacità, come le dicevo, dei comuni di intervenire in maniera più restrittiva, considerando quello di Regione Lombardia prima e dopo come un limite precauzionale, cioè si è inteso stabilire che 100 metri dai centri abitati è un limite appunto precauzionale, quindi minimo sono 100 metri. Questa risposta di chiarimento che in realtà ci è arrivata proprio dai comuni, quindi magari non tutti erano al corrente, il fatto che si tratti di un limite minimo precauzionale, quindi non va a minare la loro potestà programmatoria. In campo è chiaro che un comune non può vietare in maniera assoluta o inibire in maniera assoluta lo spandimento di fanghi, questo lo sanno bene, però sanno bene quali sono i danni, i fastidi, i problemi creati da miasmi, irritazioni, cattivi odori che sempre più frequentemente derivano dallo spandimento di fanghi in aree limitrofe ai centri abitati, e quindi questo è un provvedimento più che legittimo che il Movimento 5 Stelle promuove con una mozione ai comuni da circa un anno di estendere questa fascia ai 500 metri, diciamo 500 perché c'è una sentenza del Consiglio di Stato che avalla questa tesi.